ho letto Ti voglio un casino di bene, Mamma non mama, è una serie di 4 libri, è bellissimo, parla di una storia d'amore e la consiglio alla mia migliore amica perché è un po' incasinata in questo momento e quindi voglio consigliarlo a lei e anche a molte altre persone. Io invece ho letto un libro che si intitola La vita può sempre ricominciare, parla di una ragazza che si perde e incontra il suo primo amore. È bello iniziare a leggere quando, dalla tenera età, perché uno poi si abitua e capisce anche l'importanza. Però diciamo anche a questa età, se uno comincia a leggere magari seguendo un livello di difficoltà, poi alla fine può essere anche che si appassiona. E per me è la stessa cosa, perché leggere ti, diciamo che ti apre una strada nuova, puoi fare nuove conoscenze, poi diciamo che è un'esperienza che va vissuta, è molto bello leggere. Noi ragazzi riusciamo a capire meglio e iniziamo a crescere. Mi chiamo Vittoria Maria Riganti, ho 8 anni. Mi chiamo Antonio, ho 9 anni e faccio la quarta. Io mi chiamo Angelo, ho 5 anni, 10 anni e faccio la quinta. Io mi chiamo Bonnie Pellegrini, ho 10 anni e faccio la quinta. Io mi chiamo Raffaella, ho 9 anni e faccio la quarta. A me il libro preferito è di Hello Kitty, mi piace assai a leggere con gli altri. Mi piace di più perché mi diverto a ridere le scene, mi piace troppo. Il mio libro preferito è Paperino, perché è un paperino, quello là della preistoria, è bello perché mi piace molto la preistoria. Il mio libro preferito è Rowan, si tratta di un drago, di un drago che va sott'acqua. E ogni volta che passano delle navi le distrugge, perché a me mi piacciono libri di draghi, serpenti marini. Il mio libro preferito è Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, perché a me piace tanto Harry Potter e anche tutti i film. Il mio libro preferito è Il mondo di Patty. Perché ti piace? Perché ci sono due gruppi che sono molto divertenti. I miei amici non piace molto leggere. Però io certe volte cerco di farli leggere, gli racconto qualche favola. Sì, io consiglio ai miei amici di leggere perché è cibo per la mente. Io li consiglio di leggere perché leggere è molto bello. Ciao! Mi chiamo Francesco Mele, ho 33 anni. Sono stato un mese su a Milano, per cui come tutti i meridionali ho preso questa cadenza un po' così. Sono laureato in ingegneria elettronica. Quando avevo 10 anni dissi al babbo: babbo, voglio fare il parrucchiere. In dialetto mi disse: c'è da fare, da cunda lo padrucchio alla cristiana. E quindi ho deciso di fare l'ingegnere. Non ho brillato, insomma, nel corso di studi. Motivo le passioni, ecco, che hanno dilatato il periodo studentesco. Quindi mi occupo di fotografia. Non so, si doveva parlare di lettura. Il libro che mi ha catturato dal primo momento è Cecità di José Saramago. Libro che ha dato un taglio a tutto quel che era il mio modo di leggere. Autore pragmatico, una tecnica intrisa di tecnicismi e dell'amore per la parola, per cui lui riesce a portarti in paesaggi che non penseresti esistessero, insomma, nella realtà. Questo è un libro che ho letto nel 2004, consigliatomi da Raffaele Di Biase in una manifestazione 10 anni fa, Libriamo del 2004, ecco, tenne un discorso su tutti i libri che lui aveva letto, giocando, ecco, su titoli e autori. L'ho letto insieme ad un'altra persona a cui tengo molto, è la mia donna. Fu un gioco interessante, lo consiglio a tutti coloro
che desiderano emozionarsi e piangere allo stesso tempo. Grazie a lui ho scoperto la vera lettura. Stiamo parlando di lettura, io so che lei è uno dei lettori incalliti trinitapolesi. Buonasera. Architetto Di Natale, ingegner Mele. Mi interessano gli autori contemporanei. L'ultimo libro che ho letto è stato Canale Mussolini. No, leggo un po' di tutto, sono un lettore attento. Un divoratore degli anni nostri. Sì, 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 degli anni contemporanei. Non leggo autori del passato, forse è una mia pecca, però prediligo soprattutto autori contemporanei. Ho visto in televisione un'intervista dell'autore, mi è interessato l'argomento, mi interessava la parte, il primo decennio, insomma, del fascismo, anche perché io, avendo studiato in facoltà quelle che sono state le opere fasciste e la bonifica di interi territori italiani, quindi ho ritenuto opportuno approfondire questa tematica. A chi sente di consigliare questo testo? Alle persone che hanno i pregiudizi su questo periodo, cioè nel senso che a tutte quelle persone che vedono soltanto il male che c'è stato del periodo fascista e di Mussolini, perché ciò che è successo è sotto gli occhi di tutti, però estrapolare quelle che sono state le occasioni importanti e di crescita in quel determinato periodo, che ci sono state, poche e minimali rispetto a tutto ciò che è successo dopo, però ci sono comunque state. Ma lei è di sinistra? Scherzavo, allora, ovviamente. No, ti rispondo liberamente, non ho delle ideologie preconcette, voto a seconda di quelli che sono i personaggi di quel momento. Mi affido alle caratteristiche, alla moralità delle persone. Chiudiamo qui questa intervista, ringraziamo l'architetto Di Natale. Avvocato, parliamo di lettura e di libri, ok? Il libro ultimamente scoperto è La solitudine dei numeri primi. Grande delusione, vabbè, quindi non parliamo di questo libro. Quindi salteremo la domanda, per cui diciamo non consigliamo dopo alla fine. No, decisamente no. Parliamo del mio libro preferito? Sì. Cacciatore di aquiloni, decisamente meglio. Scoperto in che occasione? In una grigia serata milanese, a casa di un'amica, libreria molto vasta, ho letto questo titolo e mi ha affascinato. Tutti quanti ne parlavano molto bene, quindi ho deciso di leggerlo. Tra tanti ho deciso di leggere quello. A chi sento di consigliarlo? Ai ragazzi piccoli, cioè quindicenni. Avvocato, io non posso fare altro che ringraziarla e diciamo, tagliare con ci vediamo alla prossima, salutiamo col saluto. Yeah. grazie, arrivederci, grazie, no? Salve, buonanotte. Tanto verrà tutto tagliato, giusto? Miseria, mele da matada, dizem que é uma beira, mele da metada, mele da matéria, mele da metada.